Vediamo meglio che cosa significa interferenza costruttiva quando noi facciamo scorrere il microfono nello spazio tra i due altoparlanti. Quando ci troviamo in un antinodo, lì c'è l'interferenza costruttiva e abbiamo visto che lì la pressione dell'aria varia, oscilla con la massima ampiezza. Allora lo schermo dell'oscilloscopio riporta in funzione del tempo le variazioni di pressione dell'aria e vediamo che nel tempo queste variazioni di pressione sono di grande ampiezza. Viceversa, se noi spostiamo il microfono e ci mettiamo in un punto di interferenza distruttiva, cioè in un nodo, sullo schermo dell'oscilloscopio in funzione del tempo, vediamo che il segnale è piatto, cioè non c'è variazione di pressione dell'aria. Le delta P, le sovrasottopressioni, non ci sono. In realtà, nell'esperimento vero, non viene proprio questo segnale piatto, viene un'oscillazione come questa, ma molto, molto meno ampia, quindi molto più piccola. Idealmente dovrebbe venire invece una pressione dell'aria che non varia. Questo perché, ricordiamolo, nei nodi la pressione dell'aria non varia mai, negli antinodi invece la pressione dell'aria va da valori massimi a valori minimi, massimi, minimi, passando per anche il valore di pressione atmosferica, quindi valore massimo, pressione atmosferica, valore minimo, pressione atmosferica e c'è l'oscillazione più ampia di tutti gli altri punti. Cioè rispetto agli altri punti. Negli antinodi la variazione della pressione atmosferica è la più ampia di tutti. Ora vediamo come si risponde alla domanda nel caso generale. La domanda è sempre quella di calcolare le posizioni di interferenza distruttiva e costruttiva, cioè i nodi e gli antinodi. Prendiamo un punto qualunque tra i due altoparlanti, un punto P che può essere un nodo o un antinodo, ma può essere anche nessuno dei due. Per esempio questo punto che sta qui non è né un nodo né un antinodo. Infatti il nodo sta qua, l'antinodo sta qua e questo è un punto in mezzo, quindi oscilla, la pressione dell'aria oscilla in questo punto, ma non oscilla tanto quanto in un antinodo. Quindi un punto qua in mezzo non è né un nodo né un antinodo. Quindi prendiamo un punto qualsiasi tra i due altoparlanti, un punto P, e chiamiamo D1 e D2 i cammini che percorrono le due onde, l'onda che viene messa dall'altoparlante A. Percorre il cammino di 1, quella dell'altoparlante B il cammino di 2. Sappiamo che per avere nel punto P un antinodo bisogna che questi due cammini diversi differiscano per una lunghezza d'onda o due o tre un numero intero di lunghezze d'onda. Quindi la differenza di cammino, delta D1 meno D2 in modulo, perché non sappiamo se è più lunga D1 o D2, se il punto P fosse a sinistra del punto medio, sarebbe D1 più corta di D2. Quindi in modulo questa differenza di cammino deve essere un numero intero di lunghezze d'onda. Questo numero intero può essere anche 0. Quando è 0 vuol dire che la differenza di cammino non c'è. Allora vuol dire che stiamo considerando il punto medio. Nel punto medio i cammini sono uguali e quindi non c'è la differenza di cammino. Sappiamo che quindi quando i due cammini sono uguali si crea l'interferenza costruttiva in quel punto, cioè nel punto medio, perché le due onde arrivano in fase, ma la stessa cosa accade quando i cammini differiscono di una, due o tre o un numero intero di lunghezze d'onda, arrivano comunque in fase. Viceversa, sappiamo che quando la differenza di cammino è un numero intero di lunghezze d'onda più o meno una mezza lunghezza d'onda, allora in quel punto si genera un'interferenza distruttiva. Lì c'è un nodo perché? Perché questa mezza lunghezza d'onda di sfasamento manda le due onde in controfase e quindi si annullano tra loro in quel punto. Dunque, per trovare tutte le posizioni di interferenza costruttiva, cioè gli antinodi, dobbiamo risolvere questa equazione che però ha due incognite, D1 e D2. Però queste due incognite in realtà non sono indipendenti perché la loro somma è 300 centimetri. Cioè D, la distanza fra gli altoparlanti. Quindi otteniamo un sistema di due equazioni in due incognite, le due incognite sono D1 e D2, e risolto questo sistema ci darà appunto D1 e D2. In particolare a noi interessa D1 perché immaginiamo di voler sapere dove si trovano tutti gli antinodi a partire da A, cioè dall'altoparlante di sinistra. Quindi vogliamo sapere quanti centimetri dobbiamo spostarci da A per trovare i vari antinodi, come abbiamo visto nel video precedente. La stessa cosa la facciamo anche nel caso, per trovare i nodi, quindi nel caso delle interferenze distruttive, affiancando alla prima formula la seconda che è identica a prima, cioè la somma delle due distanze è 300 centimetri. Limitiamoci a considerare per adesso soltanto i punti a destra di M, così il modulo lo togliamo, in quanto D1 è maggiore di D2,
e quindi invece del modulo abbiamo D1 meno D2. La risoluzione di questi due sistemi è semplice: D1 meno D2 uguale n lambda e la somma uguale D, oppure n lambda più lambda mezzi. Basta ricavare per esempio D1 dalla prima equazione in funzione di D2, D2 più n lambda, oppure D2 più n lambda più lambda mezzi, e sostituire questa espressione al posto di D1 nell'equazione sotto. Quindi questo è D1 più D2 uguale D, stessa cosa qua, D1 più D2 uguale D. E risolvendo questi sistemi troviamo tutte queste posizioni qua in centimetri, quando risolviamo il primo sistema, quello di sinistra, quello degli antinodi, e troviamo tutte queste altre posizioni quando risolviamo il sistema di destra, cioè quello dei nodi. Andiamo a studiare meglio quello che accade per i vari valori di n. Quando n è uguale a 0 vuol dire che non c'è differenza di cammino, D1 meno D2 sarebbe delta, è uguale a 0. Ma allora sappiamo che senza differenza di cammino il punto che stiamo considerando è l'antinodo centrale, cioè il punto medio tra gli altoparlanti. La differenza di cammino è 0. Se invece poniamo n uguale a 1, troviamo il primo antinodo a destra del punto medio. A destra perché avevo immaginato prima di prendere dei punti a destra di m, ma troviamo simmetricamente anche il primo antinodo a sinistra del punto medio. E ora andiamo sul disegno a vedere che effettivamente per n uguale a 1, la differenza tra i due cammini, delta, è pari a una lambda, come indicato qui, delta è una lambda. Andiamo sul disegno a vedere che in questo antinodo, il primo a destra rispetto all'antinodo centrale, la differenza di cammini, di cammino è una lambda. Infatti, calcoliamo quanta strada fa l'onda che parte dall'altoparlante A, fa mezza lunghezza d'onda, una, 1,5, 2, 2 e un quarto. Quindi fa 2 lunghezze d'onda e un quarto. Vediamo invece l'onda che parte da B, percorre mezza, una e un quarto. Quindi percorre una lunghezza d'onda e un quarto. La differenza tra 2 e un quarto fino a qui, meno 1 e un quarto fino a qui, è proprio una lunghezza d'onda. Sarebbe 2,25 lambda fino a qua, questo di 1, e 1,5 lambda di 2. Quindi abbiamo 2,25 meno 1,25, abbiamo una lambda di differenza. La stessa cosa avviene in quest'altro antinodo, perché 1,25 lambda è questo percorso di 1, 2,25 lambda è questo percorso di 2. La differenza è sempre di una lunghezza d'onda. Passiamo adesso agli antinodi chiamati A2. Che si trovano più a destra rispetto al punto medio oppure più a sinistra. Prendiamo per esempio questo. Come suggerisce il nome A2, la differenza di cammino tra le due onde sarà di 2 lunghezze d'onda. Infatti andiamo a contare, abbiamo una lunghezza d'onda, 2, 2 e mezzo, 2 e tre quarti, cioè 2,75 lambda, l'onda che parte da qui per andare qua. D1 uguale 2,75 lambda. Vediamo adesso l'onda che parte da B, percorre tre quarti di lambda, perché è mezza e un quarto, quindi tre quarti. Quindi 0,75 lambda. Facciamo la differenza tra D1, che era 2,75 lambda, meno 1,75 lambda, che è di 2, e questa differenza fa 2 lambda. In accordo con quanto indicato qui, per n uguale a 2, la differenza dei cammini è 2 lambda. Se noi infatti mettiamo qui 2 e risolviamo con n uguale 2, risolviamo il sistema matematicamente, troviamo le due incognite D1 e D2, in particolare troviamo D1 pari a 235,7 cm D1, cioè il percorso che ha fatto l'onda di sinistra da A fino all'antinodo considerato. Questo valore troviamo D1. E infine, allo stesso modo, se consideriamo l'antinodo A3 o anche A3 dall'altra parte, la differenza di cammino, prendiamo questo a destra, la differenza di cammino tra quest'onda che arriva qui e l'onda che invece parte da B e arriva qua sarà di 3 lunghezze d'onda. E risolvendo il sistema con n uguale a 3 troveremo D1 uguale 278,6 cm, che sarebbero 13 quarti lambda. Nei nodi invece la differenza di cammino sarà un numero intero di lunghezze d'onda più una mezza, che sarà quella che crea lo sfasamento, cioè la controfase, e quindi l'interferenza distruttiva. Controlliamo infatti,
Prendiamo per esempio N0, il primo nodo a destra del punto medio, del punto centrale, quindi è questo nodo qua. Andiamo a calcolare la lunghezza dei cammini, quindi abbiamo una lunghezza d'onda, due lunghezze d'onda. Quindi l'onda che proviene da sinistra ha camminato due lunghezze d'onda. L'onda che proviene da destra cammina una lunghezza d'onda e mezza. Quindi questa ha camminato 2 lambda, questa ne ha camminata 1,5, la differenza di cammino è mezza lambda. E la stessa cosa accade a quest'altro nodo che si trova qui, che ho chiamato sempre N0. L'ho chiamato N0 perché si ottiene ponendo lì il valore N uguale a 0. Infatti se noi poniamo qui N uguale a 0, la differenza tra i due cammini viene mezza lunghezza d'onda. Delta, la differenza fra i due cammini, viene 0,5 lambda, lambda mezzi sarebbe. Viceversa, nei nodi che ho chiamato N1, la differenza di cammino sarà 1,5 lambda. Infatti prendiamo per esempio N1 a destra del punto medio, è questo nodo qua. Andiamo a calcolare la differenza di cammino, quindi 1, 2, 2 e mezza lunghezze d'onda. Invece l'altra onda percorre una lunghezza d'onda, questa. Quindi abbiamo 2 e mezzo meno 1, la differenza di cammino è 1,5 lunghezze d'onda. Allo stesso modo i nodi chiamati N2 sono quelli dove la differenza di cammino è 2,5 lunghezze d'onda. E N3, che poi corrisponde alla posizione dei due altoparlanti, nei nodi N3 la differenza di cammino è 3,5 lunghezze d'onda, in accordo con quanto scritto qua. Nei nodi N2 2,5 lunghezze d'onda, nei nodi N3 3,5 lunghezze d'onda. Se noi per esempio andiamo a porre N uguale a 2 in questo sistema e risolviamo N uguale a 2, troviamo D1 uguale a 257,1 cm, perché stiamo calcolando la posizione D1, cioè la distanza dall'altoparlante A, di questo nodo, che appunto avevamo calcolato prima essere 3 lambda. 257,1 cm.